di questa iniziativa che tu hai preso dopo tanti anni, perché questa festa di San Giovanni ormai si stava perdendo. Grazie a Cesare, bisogna dire a chi lo collabora, perché lui è quello che si espone di più, ma abbiamo la signora, che la moglie, che lui lo sa che se non si comporta più uno struppio, c'è più, per cui deve stare attento. Adesso lascio la parola a te, ma giusto due parole, le tue sensazioni, la tua impressione, la tua contentezza, voglio che tu esprima la tua contentezza e sapere esattamente perché hai voluto riprendere questa festa. Allora, in due parole, perché da bambino venivo sempre qui e sapevo che era una cosa molto spontanea, e quindi l'avevo un po' condita con il vernacolo, con altre cose, con la musica dal vivo. La cosa bella è che dopo tutta questa fatica viene un bel risultato. La soddisfazione, perché la gente... Ma ho avuto le minacce da Genzino Morante, perché se non facevo la festa si era chiaro. Ma io l'ho detto, ma Genzino è un... Quindi è l'unico motivo. È un'istituzione, Vincenzo, Genzino Morante, come lui dice... Genzino! Allora, per chi non lo conosce... Genzino, sei tu Genzino. Morante è uno storico. Sei tu Genzino. Vi lascio, grazie. Guardate, vedete la posizione che assume. Posizione, Genzino. Un applauso a Genzino. Un applauso a Genzino. Adesso andiamo avanti con il maestro Johnny, ma vorrei un po' di collaborazione in più. Cesare, non dici? Oggi hai detto, amici, lo struppio, non so, niente. Comunque, volevo dire, diamo questa soddisfazione anche a Cesare, che vuol vedere la gente che si diverta. Per cui adesso, maestro, che pezzo facciamo? Un bel tango, guardate il tango, il ballo in se stesso è già pericoloso, eh? Una volta, sapete che una volta si era tarantella, mi do signor Cesare dallo stile. No, è pericoloso. Insomma, se voi ricordate, in campagna, quando si facevano le feste, che pesca o tarantella, era per corteggiare la ragazza. Aspetta, non si sente. Ecco, vedi, la signora si lamenta, per favore. Ecco. Non esce nessuno. Adesso signore, vedrete che si riempirà la piazza. I giovani seduti, i vecchi a ballare. Ci sei? Vai col tanco! Peppino!